E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo di The Warrior Iron Claw, il film con Zac Efron e l'attore che ha fatto Lip in Shameless e altri attori che non conosco. Comunque, partiamo direttamente con la trama. La trama è che questi fratelli fanno parte di una famiglia in cui il padre era un grande wrestler e quindi loro si sentono un po' costretti a fare tutti quanti wrestling. Perché? Perché il padre è un coglione, un pezzo di merda, che o fai wrestling oppure non sei più mio figlio, in poche parole. Quindi tutti quanti, per questa idea tossica della famiglia unita per forza, tutte queste cose, vanno appresso ai capricci del padre e diventano tutti quanti dei wrestler. E quindi, purtroppo, perché è un film drammatico, piccolo spoiler, piccolissimissimo proprio, succedono cose del tipo magari qualcuno si ammazza, qualcuno ha un incidente brutto, qualcuno muore di anabolizzanti, cose del genere, perché magari erano depressi oppure hanno fatto una vita comunque che non è molto salutare, tutte queste cose qua, per colpa appunto del padre. Fino a che poi non ne rimane solo uno, che è Zac Efron, e quindi il dramma è proprio una specie di incanto, questo film, in versione creepy, in versione drammatica. Perché la trama tratta esattamente di questo, cioè la tossicità dell'idea, della morale del cazzo, della famiglia tossica che appunto ti obbliga a fare molte cose, ma anche indirettamente, anche subdolamente, con meccanismi veramente subdoli, schifosi, che ti prendono sulle emozioni, perché tu magari vuoi bene a un tuo familiare e quindi sei disposto a metterti da parte per lui. Io amo chi tratta questi temi perché ci sono passato, perché conosco un sacco di miei amici che purtroppo sono legati a questa morale di merda e per questo si rovinano la vita. Perché ragazzi, noi siamo dei singoli, l'idea della famiglia è una cazzata che ci siamo inventati per, non lo so, un po' per la chiesa, un po' per varie cose della storia, però, cioè, per carità, esistono anche famiglie bellissime e che sono spettacolari. L'idea di famiglia vera è assolutamente bellissima come cosa. Il problema è che molte persone esigono quell'idea di famiglia senza cambiare nulla. Cioè, nel senso, noi dobbiamo essere uniti. La famiglia deve essere unita. No, la famiglia non deve essere unita. La famiglia, se è unita, è perché allora va bene. Semplice, non è che deve, non è che tu sei stronzo e quindi io mi devo adattare per far stare insieme la famiglia. No, non funziona così. Non me ne frega niente che abbiamo un legame di sangue. Io sono una persona e tu ne sei un'altra. Comunque, come trama io assolutamente darei un bel 8, perché comunque è un bel film. Un po' lento su alcune cose, alcune volte ci sono delle piccolezze che non riesci a spiegarti, soprattutto dei ragionamenti dei protagonisti che sono veramente assurdi alcune volte, perché cioè non penso che un po' quanto puoi essere veramente disconnesso con il tuo cuore e il tuo cervello per capire che tuo padre è uno stronzo solo dopo che tutti i fratelli sono morti. Non ne bastava uno? Cioè, no? Vabbè, però comunque, ok, un 8 per me, trama. Personaggi, allora, i personaggi sono stupendi, su questo devo dirlo. Zac Efron è il più grande, è il più tossico in un certo senso. Perché? Perché è quello meno capace di provare emozioni, secondo me. Infatti è quello che rimane vivo proprio per questo. Perché lui non si ammazza, non perché non soffra, non perché, ma perché non riesce a contattare quella parte di sé che lo fa stare così male come invece è successo con i fratelli. Il fratello, il secondo genito per capirci,
muore per colpa degli anabolizzanti. Ed è forse l'unico tra loro, appunto, che perlomeno è morto sul lavoro, anche se era un lavoro che probabilmente non voleva veramente fare. E niente, purtroppo è andata così. E la cosa brutta è anche che si creano naturalmente dei brutti climi anche tra i fratelli, perché per colpa del padre c'è una gara tra di loro a chi diventa primo campione, a chi fa prima questo, a chi fa prima quell'altro, che li spinge molte volte magari appunto ad utilizzare più anabolizzanti, al andare oltre, insomma, tutte queste cose. Il terzogenito, che è il nostro Lip di Shameless, invece è quello lì un po' più forte tra tutti, e infatti è quello che riesce a diventare campione, solo che poi ha un incidente in moto e semplicemente perché è andato in giro probabilmente ubriaco in moto, perché appunto stava male, e niente, purtroppo non facendo attenzione ha fatto un incidente e ha perso il piede. Nonostante tutto è andato a rifare di nuovo il wrestler ed è l'unico che ha continuato fino alla fine, in un certo senso, fino a che quando è diventato grande e Zac Efron perlomeno ha mandato un po' a fanculo il padre facendosi una famiglia, si è reso conto di aver buttato la sua vita e poi si è ucciso. Mentre l'altro, il fratello più piccolo, era quello meno portato per questa cosa, lui voleva fare, mi pare, musica. E però niente, non ce l'ha fatta, l'hanno costretto a fare wrestling praticamente come a livello emotivo, e dopo un po' anche lui ha deciso di uccidersi. E tutti quanti hanno una storia veramente triste, strappalacrime e stupenda, quindi assolutamente qui io darei un 9. Un 9. Come obiettivo... Secondo me era portare un bel dramma pesantuccio che ti facesse comunque una bella morale e che comunque ti facesse anche provare un bel po' di... Alexa, stop! Provare un po' di tristezza e cose del genere. Il piccolissimo problema è che secondo me appunto hanno spiegato un po' poco alcuni comportamenti dei fratelli, che appunto erano un po' apatici, ecco, su alcune cose che non sembrano umani in un certo senso, anzi molte volte stai lì e dici: ma perché sta cosa? Ma perché non fanno questo? Perché non fanno quest'altro? Che per carità, questo magari è soggettivo da persona a persona, del tipo: io avrei fatto così. Però penso che un minimo questo discorso l'abbia fatto chiunque, cioè non è un fatto soggettivo, è un fatto proprio a livello di numeri. Penso che chiunque, se guarda questo film un minimo, almeno una volta in questo film, dice: ma cosa? Perché molte scelte invece non hanno proprio senso, cioè non è che dici: ok, lui ha reagito così, io avrei reagito in un altro modo. Non è proprio una reazione senza senso. E quindi pure qua non... Però, comunque, un bell'otto, non glielo toglie nessuno nemmeno. Voto finale, 8,5. Comunque un film pesante, entrateci con la giusta testa se volete guardarlo. Però, comunque, molto bello e con una bellissima morale. Ve lo consiglio se avete bisogno di un momento di farvi un viaggio, diciamo, di pianti e di roba, insomma, impegnativa davanti allo schermo. Ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di The Warrior Iron Crow.